domanda. Sì, la signora? Luisa? Perfetto, sì signora, mi dica. Sì, certo, rispondo anche al customer service. Sì, 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 mi dica signora. È al supermercato, deve comprare il Vagisil. Benissimo. Dove si trova precisamente? Supermercato di via Gallarate Milano. Perfetto. Allora, mi va dalla corsia 23. È già lì, lì vicino? Benissimo. Sì, l'ortofrutta signora, va bene, è corretto, è corretto. Allora, mi prenda 7 kg di peperoni, non uno di meno, mi raccomando, eh? Sì, 7 kg. Imbustati, col guanto magari, che l'igiene è importante, eh? Sì, signora. Perfetto, adesso lì vicino alla 22, sì, vada alla 22 cortesemente, sì, sì. Le spezie. Certo, signora, le spezie. Le spezie, corretto. Allora, mi prenda 6-7 boccette di pepe, quello macinato. Quello che ha un po' di peperoncino all'interno. Sì, sì, esatto, proprio lui. C'entra, signora, lo prenda, non mi faccia domande. Io lo spiego dopo, signora, sì. Adesso mi torni alla corsia numero 2. Sì, signora, faccia con calma, sì, lo so. È domenica, c'è un sacco di gente. La domenica lavoriamo io e quelli dei centri commerciali. Sì, signora, non si preoccupi, vada tranquilla. Sono con lei, signora, sì. Sì, è arrivata? Perfetto. Allora, lo scaffale numero 25 partendo dal basso, signora. Mi trova il Vagisil? Sì, quello signora, lo prenda. Perfetto signora, lei ha fatto tutti gli acquisti che doveva fare. Può anche andare a casa se vuole. Ma come, cosa c'entrano i peperoni? Signora, cosa fa? Mi compra il Vagisil e non mi compra i peperoni? Certo signora, i peperoni sono necessari. Perché se non le si infiamma la vagina, lei non gli compra il Vagisil. Signora, vede che tutto torna. Come si trova con noi, signora? Si trova bene? Perfetto? Certo, il Vagisil è il miglior prodotto al mondo, signora. Sì, certo, per la sua vagina noi abbiamo tutto sotto controllo. Continui così, signora, mi raccomando, eh? E si ricordi, signora, il nostro motto è meglio una vagina curata oggi che una patata bollente domani, eh? Se vuole le patate le può anche evitare, eh? Basta che mi ha preso i peperoni. Grazie signora, alla prossima. Buona domenica a lei signora, sì, buona domenica a lei signora. Grazie signora, buona giornata Luisa, buona giornata.